Caro Gesù bambino, ieri per vari spostamenti ho dovuto utilizzare dei mezzi pubblici e nell'attesa in stazione non ho potuto fare a meno di osservare l'ambiente circostante. C'erano tante persone che circolavano, chi attendeva di recarsi verso la propria destinazione e chi si affrettava a raggiungerla. Riflettevo sul fatto che ognuna delle persone che ho incontrato, per un istante o per un tratto di strada insieme, ha una sua storia, un suo vissuto, una sua rete di relazioni. Per dirle in breve, ognuna è una storia a sé. Nel via vai generale ho provato a scrutare qualche volto. È stata un'esperienza intensa, carica di emozioni. Ho visto volti spensierati, gioiosi e carichi di luce, ma ahimè anche tristi, spenti, desolati. Chiaramente i motivi che possono rendere la nostra vita un po' grigia sono tanti, ma sono convinto che sono più numerosi quelli che possono darle colore. Forse servirebbe un po' più di attenzione alle persone che ci sono intorno, alle scelte che facciamo, alle mete che ci prefiggiamo e a quelle che escludiamo. Caro Gesù, anche tu hai fatto un viaggio e la tua destinazione siamo noi. Il nostro viaggio lo hai fatto tuo e ci hai mostrato una meta che supera quell'espressione che hai usato poc'anzi. Ognuno è una storia a sé. In verità, facciamo parte tutti della stessa storia. Una storia che è diventata di salvezza. Nessuno si salva da solo. Si aspetta a chi rimane indietro, si indirizza a chi è smarrito, si consola e si rialza a chi è caduto, ci si conferma a vicenda. Questa meta risulta diversa da tutte le altre. Essa stessa ci viene incontro. Sei tu, caro Gesù bambino, la meta che il nostro cuore anela, la tua pace, la tua gioia, il tuo amore. Vieni, Gesù, e se ci attardiamo, è solo questione di tempo, prima che l'essenziale diventi visibile agli occhi. Con affetto, Francesco.